È qui. Genuzzo. C'è lui. Mescoliamo. Prendi una carta. Show in camera. Ok? Sì. Mettila sopra. Cut and complete the cut. If you want another cut. Yes. And complete the cut. Ok. Adesso distribuisco le carte una a una. Sei d'accordo con me che così facendo noi le stiamo in ogni caso comunque mescolando? Sì. Ora io dovrò trovare la tua carta semplicemente con un taglio di mazzo. La cosa difficile è tagliare esattamente alla tua carta. Come facciamo a scoprirlo? La tua carta è QI. Che carta avevi guardato? 5 di picche. Effettivamente la carta è qui. E voilà, effettivamente la carta è qui. Sta, ecco. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Applicazione. Abbiamo una carta chiave, una short card. Che mi sono ritagliato. C'è Oddo Mazzi, ma che fine hanno fatto? Vabbè, comunque, ok. Ve la costruite, ve la ritagliate un attimino. Vedete, la short card l'ho tagliata rispetto alle carte normali. La differenza si vede, insomma. Qualche millimetro. Sì, vabbè, non deve essere mica una short. Ok, qualche sì. Millimetro. Ok. Il mazzo innanzitutto all'inizio può essere regolarmente mescolato pur da uno spettatore. Quando lo spettatore ci dà il mazzo con la scusa di mostrargli che dovrà scegliere una carta, andiamo a tagliare esattamente alla carta short. Quindi facciamo vedere che prendiamo la carta per simulare il gesto, gli diremo che dovrà guardarla, metterla sopra e quindi tagliare il mazzo. A questo punto abbiamo portato la short sulla cima del mazzo. Siamo pronti. Lo spettatore sceglierà una carta, l'asso di cuori, lasciamolo faccia in alto, che si trova sopra la short card. Quindi potrà tagliare tutte le volte che vuole, quante volte vuole. Appena sarà soddisfatto, noi dovremo distribuire tutto il mazzo per quattro mazzetti. Quindi 1, 2, 3, 4. Nel ricomporlo partiamo dalla destra, abbiamo distribuito dalla sinistra verso destra, nel ricomporlo all'incontrario, quindi prenderemo i mazzi dalla nostra destra e li metteremo sull'ultimo che è quello di sinistra. Possiamo pure stendere per mostrare che le carte sono tutte normali e diremo che taglieremo il mazzo a cercare la carta dello spettatore. Ancora una volta taglieremo all'altezza della short. Tagliando l'altezza della short, automaticamente la carta scelta per via della divisione dei 4 mazzetti si troverà in 14esima posizione. So che è assurdo, è un principio veramente bello. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Quindi basterà trovare una frase magica. Io ho trovato la tua carta qui,
e corrisponde esattamente col numero, il numero delle lettere corrispondono con il finale col numero 14 e il gioco l'ho chiamato La tua carta è qui. Ma possiamo trovare qualsiasi forma di spelling che vogliamo su. L'importante è che sia lungo 14 numeri, 14 lettere. Questo è quanto. Ciao ragazzi, alla prossima.